Io sono Carlos, sono sviluppatore WordPress freelance, sviluppo dei plugin dal 2011, vengo dal Portogallo. Oggi infatti ho fatto il portoghese e non ho pagato l'ingresso. E vi vengo a parlare del modello freemium. E che cos'è? È quando abbiamo un prodotto, un plugin o un tema gratuito e dopo, tramite il pagamento, abbiamo accesso a o una versione pro, o paghiamo per i servizi, o stiamo pagando per un add-on, come questi esempi qua. Di voi che siete qua, chi ha già speso soldi con un prodotto di questo genere? Infatti, grazie. Ecco, perché utilizzare il modello freemium? Non è che funziona per tutti, ma io credo che vale la pena provarlo. Principalmente se state iniziando, avete un'idea per un plugin, magari non sapete ancora se lo metterete in vendita o una versione pro a pagamento in futuro, però se avete un'idea per un plugin, vi consiglio di farlo, fare un prodotto minimo funzionante, metterlo sul repository WordPress e vedere come va. Perché il grande vantaggio del freemium è approfittare della visibilità del WordPress.org, del repository. E se il vostro plugin ha delle funzionalità che servono a qualcuno, gli utenti arriveranno, speriamo. E così potete confermare se c'è domande e ottenere feedback. Non vuol dire che avere il plugin nel repository avete subito degli utenti che arriveranno così dal nulla. Il vostro prodotto deve offrire sempre qualcosa di diverso, però è un modo di provare. Stiamo anche restituendo qualcosa alla comunità. È sempre un plugin gratis, in teoria che funziona. E se un giorno volete fare una versione a pagamento, è pure compatibile con GPL. Allora, sembra che è tutto bello, però ci sono gli aspetti negativi. Il principale è che dobbiamo offrire l'assistenza gratuita. Però non la dobbiamo vedere come una cosa troppo brutta. Secondo me dobbiamo offrire una buona assistenza anche gratuitamente, perché il supporto è anche l'immagine del vostro prodotto. Molti utenti non è che vanno a vedere il codice del plugin, vanno a vedere le review, se l'assistenza è buona, e questo in futuro potrebbe aiutare a convertire più utenti alla versione a pagamento. Però non è sempre facile offrire il supporto. Qui è una foto mia di qualche anno fa in un van in viaggio in Austria, il van tutto incasinato, sembrava che era una vacanza, però ogni tanto mi dovevo fermare a rispondere alle domande di supporto. Però quando siamo veloci e offriamo del buono supporto all'assistenza, magari i clienti ci immaginano così, non interessa dove siamo, che cosa stiamo facendo. Allora il support è importante. Però voi chiedete, ma Carlos, dobbiamo campare, dobbiamo fare dei soldi, se no non è sostenibile. Com'è che possiamo fare questo e avere un prodotto sostenibile? E la mia risposta è, boh, non lo so. Scusate. Però comunque vi lascio un'idea che magari vi può aiutare a decidere su questo. Nella versione gratuita il vostro prodotto dovrebbe avere caratteristiche che attraggano molti utenti, ma che non generano molte richieste di assistenza. E lo so che non è facile, non risulta per tutti i prodotti, ogni prodotto è diverso, però dobbiamo avere questo in mente. E se beccate questo bilancio tra quello che offrite nella versione gratuita e nella versione a pagamento, il supporto non è più un problema, perché in teoria dopo farete il supporto principalmente su quelli che pagano. È un errore comune in quelli molti sviluppatori che quando fanno un prodotto gratuito subito vogliono mettere troppe funzionalità che magari dopo vanno a avere troppe richieste di supporto e il prodotto non è più sostenibile.
Allora, facciamo finta che il prodotto, la versione gratis va alla grande, non lo so, 300 installazioni, volete fare una versione pro. Complimenti. Allora vediamo se per la versione pro vi lascio qualche consiglio. Gli utenti della comunità WordPress saranno disposti a pagare per le funzionalità avanzate, in particolare per le funzionalità che fanno risparmiare tempo o aiutano a guadagnare di più. All'inizio, quando vi ho chiesto se avete speso dei soldi, molti hanno alzato la mano. Siamo disposti a pagare per un prodotto che ci aiuta. C'è disponibilità degli utenti per spendere dei soldi. Allora, se siete sviluppatori e volete sviluppare una versione, un prodotto freemium, ci sono un paio di cose che dovete pensare più o meno in anticipo. Come separare il codice gratuito dal codice a pagamento, la parte più noiosa che è come gestire le licenze, le fatture, i rimborsi, tutte queste cose noiose che non ci piace fare, noi developer, e anche come gestire l'assistenza. E vi lascio un paio di link. Potete vendere il vostro prodotto in un marketplace o usare una Easy Digital Downloads e dei add-on o WooCommerce per vendere nel vostro proprio sito. Ho sentito parlare bene di questo Lemon Squeezy e io uso Freemius che funziona bene. E per il supporto, per l'assistenza, ci sono anche delle soluzioni. Zendesk, Help Scout, potete usare, fare un sito WordPress e fare l'assistenza lì. Io, come lavoro da solo, uso solo l'email e funziona e basta. Funziona bene. Però, come dicevo all'inizio, non basta avere il plugin nel repository che gli utilizzatori arrivano. Dovete un po' lavorare sull'SEO dentro il repository. E ci sono tante cose che vanno a influenzare la proposizione, tra le quali i ticket d'assistenza risolti e le recensioni. Allora è tutto un po' più o meno collegato. Se offrite un buon servizio d'assistenza, magari vi lasciano una review positiva e questo va a aiutarvi anche qui quando ricercano le keywords per il vostro plugin. Il numero di installazioni è anche importante, però non è l'unico punto di riferimento. Ci sono altre cose che vi aiutano a essere più che gli utenti vi trovano. Una cosa che ha funzionato per me, vi consiglio, se avete una versione a pagamento, è offrire una versione demo anche, perché gli utenti li piacciono provare prima di spendere dei soldi. Nel mio caso, 80% degli utenti che hanno pagato per la versione premium del mio plugin sono arrivati tramite la versione demo, tramite il trial. L'ultimo slide, questo non è la mia area di competenza, però è sempre importante ottimizzare il vostro sito dove vendete il vostro prodotto per la conversione, fare vedere segni di credibilità, garanzia di rimborsi, avere le domande frequenti subito lì, il processo di checkout essere facile. Segni di fiducia in generale. È questo. Grazie. Obrigado. Se avete delle domande, nella pausa pranzo potete venire a parlare con me. Grazie. O anche ora, non so se ci siete. Grazie Carlos, vuoi dirci il nome del plugin che hai sviluppato? Non voglio fare pubblicità, Ok. però è questo terzo lì, Interactive Geomaps. Ok. Sì. Grazie a Carlos, noi ci rivediamo dopo pranzo.